Benvenuti all'edizione del mattino di Calabria News 24 Informa. Nel corso della nottata, i militari della Compagnia Carabinieri di Paola hanno eseguito ad Amantea, in provincia di Cosenza, tre fermi per spaccio reiterato di sostanza stupefacente, emessa dalla Procura della Repubblica di Paola nei confronti di immigrati. Le indagini sono state coordinate dal PM titolare dell'indagine, Anna Chiara Fasano, che ha firmato il provvedimento di fermo a carico di due immigrati, appunto, originari del Gambia, di età compresa tra 22 e 24 anni, e un immigrato 19enne di origini nigeriane. L'operazione ha visto l'impiego di circa 50 carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, della Compagnia Speciale e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia. Dopo mesi di pianificazione, l'assessore al lavoro e alla formazione della Regione Calabria, Federica Roccisano, ed il vicepresidente globale di Europe IFE, Salvatore Nigro, anche lui di origine calabrese, nella sede centrale a Madrid, insieme al presidente dell'associazione Aldo Olcese Santonia, hanno sottoscritto un protocollo che riguarda i confini regionali, che va oltre i confini regionali per quanto riguarda la formazione di 100 giovani disoccupati. Ascoltiamo le dichiarazioni di Roccisano. Cisano e Nigro. Oggi pomeriggio abbiamo incontrato presso la sede dell'Organizzazione Mondiale del Turismo i vertici dell'Organizzazione Mondiale. Il 2017 sarà un anno importante per tutta l'Europa e anche per il Mediterraneo. Un'occasione da non perdere perché è l'anno internazionale per il turismo sostenibile ai fini dello sviluppo economico. E la Calabria in questo vuole essere presente. E questo pomeriggio si inserisce in una direzione di interventi già pianificati questa mattina insieme all'EFE, che è qui rappresentata da Salvatore Nigro, attraverso la quale noi vorremmo investire nel Mediterraneo, creare occupazione giovanile, accrescere il capitale umano della nostra regione, ma anche dei paesi terzi del Mediterraneo. Perché di fatto cooperazione nell'area del Mediterraneo è anche questo, qualificazione delle persone e rafforzamento di reti sociali, economiche, ma anche umane, e la Calabria vuole essere presente e anzi non vuole né perdere l'occasione, ma soprattutto vuole essere parte attiva realmente in questo senso. Ho lasciato la Calabria 20 anni fa, sono stati 20 anni nei quali ho acquisito esperienze un po' in tutto il mondo, viaggio quasi 200 giorni l'anno. Però ho lasciato qualcosa di importante, ho lasciato il mio cuore, ho lasciato il mio desiderio affinché la Calabria possa crescere. È uno dei settori nei quali la Calabria deve investire, è uno dei settori del futuro, è sicuramente il turismo, pertanto mi sembrava opportuno, necessario, assolutamente necessario che la delegazione della Regione Calabria oggi incontrasse i vertici dell'Organizzazione Mondiale del Turismo affinché possa essere volano dell'economia. Per ritornare alle origini, per ritornare al centro del mondo, quel centro del mondo che è il Mediterraneo e che, di cui la Calabria si trova esattamente nel baricentro, e nella quale con progetti che sviluppino l'occupazione giovanile sulle due sponde del Mediterraneo possa creare ricchezza, possa creare opportunità di business, possa creare una rete nella quale tutti ne possono soffrire. Sì. Per la prossima primavera, concordemente con il presidente della Giunta regionale Mario Liderio, abbiamo invitato sia l'EFE ma anche l'Organizzazione Mondiale del Turismo per creare una tavola rotonda che sia consultivo di queste prime attività che abbiamo messo in campo, ma anche che sia di coinvolgimento per tutte le realtà, l'organizzazione e le università che lavorano nel settore del turismo sostenibile e che vogliono darci una mano a rafforzare questa cooperazione nell'area del Mediterraneo. La formazione nell'industria 4.0 ha ormai un ruolo fondamentale. Si è parlato dell'importanza della formazione nell'incontro organizzato da Confapi Calabria sull'industria 4.0 e su quelle che possono essere in tal senso le prospettive delle imprese. I cambiamenti comportano delle novità che in questo caso coinvolgono soprattutto lo sviluppo tecnologico. La formazione dunque non può non avere un ruolo fondamentale. Oggi abbiamo parlato proprio con il Presidente Napoli che il problema della formazione è un punto fondamentale di cui Confapi ne è sempre in primo ordine. Noi facciamo questa formazione veramente perennemente, costantemente con il fondo di addestramento professionale che è il nostro fondo del FAPI, ma il fondo di questa trasformazione verrà a indicare anche qui nei bandi ruoli nuovi e professionalità nuove che prima non c'erano. Ecco, qui bisogna ricercare un problema di essere adeguati al cambiamento, adeguati al futuro.
Come è emerso anche dall'incontro organizzato a Cosenza, anche in Calabria esistono casi di buona impresa. Ci sono delle eccellenze e nella conferenza di questa sera, tra l'altro, c'è una start-up vincente, una start-up che è riuscita a tenere la testa alta e i piedi per terra, una start-up di successo, ma tante altre iniziative di successo registriamo in questa regione. Quindi la Calabria non è fanalino di coda, guarda e si candida da protagonista a questa rivoluzione industriale a 4.0, lo fa con Fastapi, che sceglie proprio Cosenza anche come tappa del sud Italia. Questo ci fa onore, ci arricchisce e soprattutto ci fa stare, come dire, in prima fila, non in seconda fila. Il presidente del CONI Calabria, Maurizio Condipodero, parla dello stato di salute dello sport calabrese. Una squadra di calcio in Serie A, una di pallavolo in Superlega, una di basket in Serie A2, la pallanuoto femminile nel massimo campionato. Sono solo alcuni dei risultati dello sport calabrese, che secondo il presidente del CONI Calabria, Maurizio Condipodero, gode di ottima salute. Ma non sono solo queste squadre a rappresentare lo sport made in Calabria, ci sono tante altre realtà che emergono ed una delle conferme è arrivata anche agli ultimi giochi olimpici, con il sesto posto nei tuffi del cosentino Giovanni Tocci. Dunque risultati positivi che fanno ben sperare per il prossimo futuro. È un momento di grandissimi risultati e anche di tanto entusiasmo, nonostante la crisi latente che ormai ha colpito l'economia ma anche il mondo dello sport. Questo vuol dire che c'è tanta vitalità qua in Calabria. E poi vorrei aggiungere pure una cosa che è veramente importante: i risultati vengono perché gli impianti cominciano ad esserci. E devo dire che il CONI nazionale ultimamente ha fatto uno sforzo notevole anche con il progetto Sport e Periferia, e ben 35 sono gli impianti finanziati in tutta la Calabria, il 50% dei quali fa parte del territorio cosentino. E per l'edizione del mattino è tutto, io vi aspetto alle 14.30 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.